Il Consiglio allora dell'Unione Europea e il Parlamento Europeo condividono l'attività legislativa, mentre la Commissione, che è composta da un commissario per ogni Stato, ha il potere esecutivo, quindi è il potere, è il centro decisionale dell'Unione Europea e di propulsione, dicevamo, dell'interesse generale di essa. Deve vigilare sul rispetto dei trattati. Se uno Stato si mostra indipendente, quindi non rispetta le norme che ha condiviso con gli altri, la Commissione può chiederne la condanna davanti alla Corte di Giustizia, che vedremo tra poco essere un'altra delle istituzioni europee, attraverso la cosiddetta procedura di infrazione. La sede della Commissione, come quella del Consiglio dell'Unione Europea, è a Bruxelles. Poi c'è il Consiglio europeo, da non confondere con il Consiglio dell'Unione Europea. Cioè, il Consiglio europeo è formato dai capi di Stato, quindi per l'Italia il Presidente della Repubblica, e di Governo, in Italia il Presidente del Consiglio, di tutti i Paesi membri e dal Presidente della Commissione dell'Unione europea, che in questo momento, come vi ricorderete, è Ursula von der Leyen, politica di origini tedesche. È l'organo di indirizzo politico e quindi stabilisce le priorità dell'Unione che poi la Commissione deve cercare di attuare e ha sede a Bruxelles. Poi c'è la Corte di Giustizia che è l'organo giurisdizionale, quindi chi ha l'istituzione che ha potere giuridico dell'Unione Europea, formata da tanti giudici quanti sono i Paesi membri, più 11 avvocati generali che coadiuvano l'attività di questi giudici. La Corte si pronuncia su tutte le questioni che riguardano l'osservanza del diritto dell'Unione Europea, ovviamente. Infine, l'ultima istituzione che vediamo è altrettanto importante perché stabilisce l'indirizzo monetario. L'indirizzo monetario è una delle politiche fondamentali della gestione e della sovranità di un paese, è la Banca Centrale Europea, che è stata istituita nel 1998, è responsabile della politica monetaria dell'area euro e garante della stabilità dei prezzi. Quindi si decide nella BCE quanta moneta stampare e si fissano anche i tassi di interesse per garantire la stabilità dei prezzi. Notare un principio importante, secondo cui la Banca Centrale Europea deve essere indipendente dalla Commissione e quindi dal potere esecutivo. E questo è un principio che in Italia abbiamo accettato già dal 1981, quando avevamo la nostra Banca Nazionale Centrale Italiana, che fu resa indipendente dal Ministero del Tesoro, quindi dall'indirizzo politico. In qualche modo l'idea è che lasciare indipendente la Banca Centrale Europea possa permettere di fare una politica monetaria che rispetti di più le norme finanziarie e quindi garantisca meglio, per esempio, la stabilità dei prezzi. Una banca invece sottomessa al potere esecutivo può tendere a monetizzare il debito e quindi a stampare eccessiva carta moneta con la consueta conseguenza dell'inflazione e quindi l'inflazione che si aumenta diminuisce il debito reale, ma allo stesso tempo e quindi migliora, diciamo così, la situazione del bilancio, ma allo stesso tempo fa alzare i prezzi, quindi è un problema poi per i cittadini. La sede della Banca Centrale Europea, di cui è presidente Christine Lagarde, ha sede a Francoforte. Christine Lagarde è succeduta a Mario Draghi. Questo per quanto riguarda le istituzioni europee. Direi che il nostro percorso può finire qui, qui avete anche un riepilogo dei diversi poteri a seconda delle diverse istituzioni. E per necessità di chiarimenti mi potete contattare. Arrivederci.